Dario Tosetti, amministratore delegato di Tosetti Value, grazie per essere qui. Buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio. Allora, cominciamo con lei, Tosetti, da un anno fa. Un anno fa, in piena tempesta sul debito sovrano italiano, lei fu tra quelli che propose di guardare al bicchiere mezzo pieno, di non farsi prendere dal panico per quanto riguarda i titoli di Stato italiani, che un anno dopo in effetti hanno confermato o smentito, se la guardiamo dalla parte opposta, molta del pessimismo che un anno fa, lo ricordiamo, aleggiava un po' in tutte le case d'affari. Beh, innanzitutto mi piace ricordare che un anno fa, assieme al vostro direttore, il dottor Cabrini, abbiamo partecipato ad un incontro all'Unione Industriale di Torino, al quale incontro abbiamo trasferito dei concetti positivi sull'andamento prospettico dell'economia, ma in particolare l'atteggiamento nei confronti del debito sovrano italiano. L'atteggiamento positivo per quanto riguarda la SIM che presiedo era dovuta ad un'attenta e profonda analisi e studio dello stato patrimoniale del paese Italia. Guardando bene i dati, un anno e mezzo fa ci siamo resi conto che il nostro, che è un paese che ha spazi di miglioramento molto importanti e vive una situazione di per sé impegnativa, è però un paese ricco con una situazione patrimoniale attiva per più di 5.000 miliardi. Quindi questo ci ha portato a fare dei ragionamenti di investimento nell'ambito obbligazionario obiettivamente controtendenza. Atteggiamento che a 12 mesi data ha pagato molto a favore dei clienti, di questo siamo contenti. I motivi che un anno fa la inducevano a professare ottimismo, nonostante la situazione in generale fosse davvero molto critica, un anno dopo cosa dicono? Effettivamente hanno corso molto, BTP, BOT, c'è ancora margine però perché questi possano crescere, come vede lei la situazione? Beh, desidero sottolineare questo, che sempre più i mercati sono mercati che richiedono grande professionalità, possibilmente assenza di superficialità, e sono sempre più mercati da addetti ai lavori. Quindi suggerisco innanzitutto di evitare il fai da te, che porta ad essere poi vittime della grande emotività. Un anno fa il mercato dava delle opportunità, così scrivevamo, irripetibili. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che chi ha colto l'opportunità di prezzi particolarmente bassi dei corsi dei titoli di Stato italiani ha avuto quest'anno degli ottimi risultati. Oggi non è più pensabile, anche se ahimè oggi nascono tanti prodotti finalizzati a utilizzare questi strumenti, non è più pensabile ottenere gli stessi risultati. Tra gli strumenti che sono stati proposti, riproposti anche quello del BTP Italia indicizzato all'inflazione italiana, che tipo di strumento è secondo lei una buona alternativa in questo momento? È uno strumento a nostro avviso interessante, noi siamo stati contenti che il mercato ne abbia colto la positività. A nostro avviso un tasso del 2,55 e la possibilità comunque di cogliere l'eventuale crescita dei prezzi futura la riteniamo assolutamente interessante. Quindi siamo contenti che il mercato abbia condiviso questa visione. Veniamo da tre mesi di relativo rasserenamento degli animi e dei mercati, negli ultimi 10 giorni è tornato forse un po' di volatilità. Questo cosa significa? Che corriamo il rischio di sottovalutarlo, il rischio, se mi consente il gioco di parole. Sta dicendo una cosa molto importante che spero i telespettatori, ai quali spero i telespettatori diano la giusta e grande attenzione. Dopo alcuni mesi di positività normalmente cambia l'atteggiamento da parte dei risparmiatori nei confronti del rischio. Noi arriviamo da 12 mesi nei quali gli operatori che sono stati capaci di assumersi delle responsabilità presentano con un profilo di rischio medio nei confronti dei clienti dei risultati che vanno nel range tra il 6 e il 12% di performance positiva. Questo a nostro avviso non sarà facilmente ripetibile nei prossimi 12 mesi, che saranno caratterizzati da grande volatilità. Quindi, come sottolineavo prima, i mesi che andiamo ad affrontare sono mesi che ancora di più
devono essere affrontati da specialisti. Quindi il suggerimento ai telespettatori è di essere affiancati nelle proprie scelte da dei private banker che hanno dimostrato nel recente passato a loro di sapersi assumere la responsabilità con professionalità e non fare da soli. Qual è il profilo di diversificazione corretto a vostro modo di vedere adesso, sia in termini di asset class che in termini geografici? Ma guardi, il suggerimento che do d'abitudine e che danno i miei partner normalmente è quello di essere molto attenti alla diversificazione complessiva del patrimonio, di avere un 30% circa di titoli obbligazionari comprati direttamente sul mercato, sempre affiancati da un private banker che abbia la capacità di controllare il rischio e quindi di avere un risk reward, un rischio rendimento adeguato. Un 50% del patrimonio può essere allocato in prodotti gestiti flessibili, dove in definitiva sia molto importante la qualità del gestore o dell'advisor che suggerisce le scelte, in modo da dare a questo professionista la capacità, la possibilità di sfruttare la volatilità dei mercati, e una residua parte in prodotti azionari direzionali che siano concepiti in una logica di più lungo periodo di orizzonte temporale. Questa è la strada che suggerisco di seguire i risparmiatori, e quindi di allontanarsi un po' dal concetto del fai da te o dell'acquisto del singolo titolo che rappresenti l'operazione che trasformi la vita con i propri risultati, certo, del risparmiatore. Con uno sguardo sicuramente globale, in chiusura Tosetti, una battuta mi consenta. Parliamo anche un po' di dollaro australiano, se vuole, perché tra i suoi clienti, se si può dire, figura anche un certo Alessandro Del Piero, che adesso a Sydney ha fatto la sua base. Al di là della battuta, insomma, ci sono anche opportunità di investimento in luoghi come l'Australia. Ma l'Australia è effettivamente dall'altra parte del mondo. Io sono andato a trovare qualche giorno fa Alessandro, sono 22 ore di volo effettivo. E quando uno arriva si trova ad affrontare una serenità della società che probabilmente è legata alle caratteristiche peculiari del continente. Quindi stiamo parlando di un popolo di 22 milioni di abitanti e di un'economia che ancora adesso sta funzionando bene. Quindi direi che noi qui in Europa abbiamo la possibilità di cercare di cogliere da quella terra una qualità di vita ed un approccio alla quotidianità molto interessante. Per quanto concerne l'esportazione nostra, certamente abbiamo esportato un prodotto di grandissima qualità che certamente nel suo settore non solo porterà anche un valore aggiunto di professionalità all'Australia. Un'eccellenza naturalmente assoluta. Mi riferisco ad Alessandro. Un'eccellenza assoluta che già sta facendo molto bene nel Sydney. Grazie a Dario Tosetti di Buona Tosetti serata. Value, grazie Bocca per essere stato tutti con noi. Buona Buon serata. Proseguimento.